Al Fantini Club di Cervia si è tenuta la quarta edizione del forum Lo Sport Fa Viaggiare, un appuntamento di notevole interesse volto ad analizzare la crescita e le potenzialità del turismo sportivo, con il contributo di ospiti illustri, tra cui grandi campioni e autorevoli esperti del mondo dello sport. Devo dire che è partito marzo con il nostro webinar, che abbiamo fatto 26 puntate con più di 120 autorità sportivi, grandi nomi, e oggi siamo riusciti a farlo veramente in presenza e, come avete visto anche voi, tante autorità, tante persone che sempre più credono quello che noi abbiamo cominciato a dire 35-40 anni fa, che il turismo è un grande valore per il nostro territorio, energia, positività e PIL, perché il turismo italiano è più del 13% e se ci mettiamo dentro anche il valore dello sport qui dentro, crediamo che insomma sia una grande opportunità. Come oggi è stato detto dalle persone che sono intervenute, ormai il turismo ha bisogno di servizi e anche il servizio, chiamiamolo dello sport, è un qualcosa che unisce, che mette in un'unica offerta. Perciò quando noi 3 anni fa abbiamo portato l'Ironman qui a Cervia, al Fantini Club, in Italia, in Emilia Romagna, arrivava da un'esperienza di oltre 40 anni delle Hawaii e in 3 anni siamo riusciti ad organizzare l'evento più grande al mondo, ma non perché l'Italia ha un grande PIL a livello mondiale, un'organizzazione come la nostra, e poi in Romagna si sta bene, si mangia bene, ci sono le offerte per tutte le tasche. Perciò credo che appunto se tutti crediamo e lavoriamo in questa direzione possiamo avere delle grandi soddisfazioni. Come sappiamo, purtroppo il turismo non è rappresentato, è troppo rappresentato a Roma, e essendo troppo rappresentato il governo non riesce a rispondere a poche domande e cerca di rimbalzare, come ha detto oggi il sottosegretario. Perciò quello che io sto dicendo da un po' di anni, che invece deve essere all'interno del mondo del turismo anche un tavolo che parli di turismo sportivo, e sembra che oggi Lorenza Bonaccorsi abbia accettato questa mia, chiamiamola, idea, e speriamo che il prossimo anno questo qui sia vero, perché credo che sia un grande valore per tutti noi. Sono cambiati i sistemi di vita, no? 40 anni fa quando mia mamma aprì, anzi 60 anni fa quando aprì il Fantini Club, la parola movimento, sport, oddio, stiamo tutti fermi perché sennò i clienti scappano. Oggi è l'opposto, il modello è che le persone cercano dei servizi, no? Dico una frase fatta, il turismo è una scatola vuota, sono i contenuti e i servizi, e lo sport, a mio parere, è uno di quegli elementi che, inserito dentro un'offerta turistica, contribuisce ad intercettare che cosa? Dei nuovi clienti, dei turisti, che è la passione, perché come dicevamo, scusate, nell'incontro di prima, 7 persone su 10 al mondo hanno detto che prima di morire vogliono vedere l'Italia. Se noi ci mettiamo anche la passione, questa ci permette di intercettare quel 3 che manca, perciò facciamo bingo, cioè voglio dire, non è filosofia, è scienza. Perciò se noi riusciamo a con l'offerta turistica nostra a mettergli anche quell'offerta sportiva, credo che insomma in questo momento poi di economia in crisi possiamo trovare veramente il nostro petrolio per le nostre economie. Un anno difficile, difficilissimo. Dobbiamo attraversare anche i prossimi mesi per ovviamente affrontare la situazione, però appunto con uno sguardo al futuro e con una riflessione importante, forte, che appunto parte da qui, parte dal turismo sportivo, ma che deve anche tenere conto di tutto quello che è e che deve essere il futuro, se vogliamo dare un contributo diverso rispetto a quello che è stato fatto. E quindi un turismo sportivo, un turismo sostenibile, perché laddove c'è sport c'è sostenibilità, c'è rispetto del territorio, c'è cura del territorio. Il nostro è un paese fragile e su questo appunto dobbiamo lavorare. E poi soprattutto valorizzazione di tutti quei luoghi e di tutti quei borghi, di quei territori appunto che sono tradizionalmente sono stati fuori dai flussi cosiddetti di massa. Ebbene, questa è una modalità importantissima per riuscire a costruire nuove attrazioni turistiche, nuove destinazioni turistiche, e quindi a lavorare sulla distribuzione dei flussi, e questo fa bene appunto a tutta l'economia del paese. Io credo che sia importante il tavolo del turismo sportivo, dobbiamo fare sistema, perché è importante appunto lavorare come sistema paese, mettendo però insieme tutto quello che le amministrazioni territoriali fanno e già stanno facendo.
stanno facendo dal punto di vista del turismo sportivo, quindi lavoriamo in questa direzione tenendo conto e tenendo insieme i territori, tenendo conto le istanze ovviamente di tutto quello che è il comparto del turismo, che è un comparto molto frastagliato, ma con una grande idea di fare sistema paese, perché così noi riusciamo, credo, a lavorare sempre di più verso appunto un target che è in crescita. Questo tipo di mercato potrebbe creare, a suo parere, un valore aggiunto e occupazioni in numerosi comparti? Valore aggiunto importantissimo. E abbiamo visto che già nel 2019 eravamo arrivati a dei dati davvero importanti, il 13% del PIL e più di 4 milioni di lavoratori occupati nel turismo. È chiaro che noi da questo punto di vista dobbiamo lavorare, perché tutto quello che appunto fa bene al territorio, fa bene all'economia, e il turismo fa bene deve fare bene al territorio e all'economia, porta valore aggiunto e porta occupazione. I numeri del turismo sportivo, Presidente Bonaccini, in Italia come nella nostra regione parlano chiaro, si tratta di un mercato dal grande potenziale. Sì, sì, col turismo culturale sono i due tipi di turismo che erano più in crescita prima della pandemia, ma siccome prima o poi, speriamo presto, riusciremo a sconfiggere definitivamente il virus quando arriveranno i vaccini, il turismo tornerà ad essere quello che abbiamo conosciuto, che era in questa regione in particolare in una crescita esponenziale. Lo sport è uno dei volani più formidabili, perché nel mondo chi è che non è appassionato di qualche disciplina sportiva, e quindi attira attenzione, fa muovere le persone, porta indotto sul territorio, e quindi ci stiamo investendo tantissimo, perché la dimostrazione è quello che accade in questo luogo, insomma, che sullo sport ha creato una modalità di fare vacanza. Abbiamo tra l'altro un vantaggio competitivo, che è essere l'unica regione in orizzontale nello stivale italiano. E se ti vuoi muovere da nord a sud e da est a ovest, di qua devi passare. Ma soprattutto abbiamo, in particolare in Romagna, anche in Emilia, ma diciamo pure la Romagna è conosciuta per questo in tutto il mondo, capacità ricettiva, una ospitalità che credo nessun altro nel mondo vanti in maniera così straordinaria come i romagnoli, servizi per tutte le tasche, per tutte le età. Qui trovi qualità, trovi possibilità di star bene, riposarti, divertirti, mangiare benissimo, perché il tema del cibo non è secondo come importanza per attrarre persone e turiste, quindi davvero è un'occasione formidabile. Io credo che noi siamo più competitivi di tanti altri e su questo vogliamo investire. Intanto che Lorenza Bonaccorsi fosse qui in rappresentanza del governo, credo sia già anche simbolicamente testimonianza di volontà di confrontarsi in modalità di presenza, tra l'altro. Toccare con mano le realtà aiuta a capirle meglio. Noi confidiamo che si possa, ad esempio, presto riaprire al pubblico, a una parte di pubblico, in modalità di sicurezza, gli stadi, i palazzetti, i circuiti. Abbiamo a breve, come dicevo, importanti manifestazioni che possono fare la differenza se invece che 500 persone ne entrano qualche migliaio, ripeto, in condizioni di sicurezza, senza preoccupazione per nessuno, perché questo ci deve ovviamente riguardare, però vuol dire un volano economico che cambia rapidamente. Abbiamo un agosto che credo non sarà drammatico come immaginavamo dal punto di vista della presenza turistica, anzi forse sarà qualcosa di molto meglio di come si credeva, e dobbiamo investire perché lo sport anche in questo può attrarre nuovi turisti. Grazie a voi. Grazie Presidente, grazie. Cervia, sindaco promotrice di un concreto piano di sviluppo economico attraverso il turismo e lo sport. Sono al centro della nostra attenzione, insieme alla cultura, è l'elemento fondamentale su cui noi abbiamo puntato per rilanciare la nostra località nella dopo emergenza, ma siamo già in pista, per cui tutte le iniziative che stiamo sviluppando sono tutte in piedi, stanno avendo anche dei grossi successi, stiamo rispettando le norme, quindi la nostra località ha le condizioni probabilmente ambientali, paesaggistiche, dalla spiaggia alle saline, alla pineta, ai grandi parchi e alle grandi strutture sportive, ai grandi eventi sportivi, per poi mantenere gli eventi e mantenerli in sicurezza. Il nostro obiettivo è la qualità globale, ce l'avevamo prima, questo obiettivo continuiamo ad averla, quindi noi apriamo la pista,
gli imprenditori, quelli anche come Claudio Fantini, ci stanno venendo dietro su quella pista, speriamo che diventi un'autostrada.